Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura qua su Tomb Raider 2. E che bello che è finito il Bengala. Dunque, no, uscire, visto che abbiamo pochi colpi, direi proprio di no. Allora, abbiamo sempre questa cavolo della cabina, la chiave della cabina. Beh, questa è da spostare e si capisce, direi, lontano un miglio. Continuiamo questo cavolo di livello, ma comunque dovremmo essere quasi alla fine, secondo me. Dovremmo essere alla fine. Cioè, di solito i segreti sono abbastanza vicini, almeno l'ultimo segreto è abbastanza vicino alla fine del livello, eh. Per caso. Ah, c'è una leva da tirare. Vediamo un po'. Body, guarda un po' cosa cavolo ha aperto. Madonna. Addirittura quella. Porca puttana. No. Pensavo che era uno di quelli con la... Affanculo, con la mazza da baseball. Bastardo. Dove è andato a finire? Morto, sì. Ha oltrepassato il... La porta è chiusa, meno male che possiamo prendere le munizioni del coso. Sì, ma vaffanculo, ho poca salute. Che palle. Dov'era la porta? Era di qua. Non pensavo che poteva essere un armato, capito? Ho detto, ah, sarà qui uno con una mazza da baseball, via. No. Che cazzo c'è ora? Ovviamente, cosa c'è? Un'altra leva, no? Ah no, è la chiave della cabina, cioè bisogna usare la chiave della cabina, mi sa qua. Munizioni del... Boh, del lanciagranate, qualcosa di simile. Ah, meno male, anche perché altre zone da visitare io non ne so nulla. Che cazzo di cabina è? Questa è la piccina. Oh madonna. Allora, siccome a me non piace molto, Bengala. Bengala perché a me non piace assolutamente sta zona. Proprio vedere che cazzo c'è di sotto. Vetro. Ma è tutto così? No. Deva, madonna. Cioè, vi rendete conto il popò di rigiro che abbiamo fatto per aprire queste due porte? Ma non solo queste due, quell'altra. Che popò di bordello abbiamo fatto per girare il coso? Tra l'altro devo anche fare il cavolo del salvataggio dell'inizio dell'episodio. Quindi io carico di nuovo questo. Faccio il salvataggio dell'inizio dell'episodio, stavolta mi sono dimenticato. E si ricarica. Di nuovo, meno male che si può fare, almeno quello. Dov'è? 57. Allora. Veloce per andare, però vaffanculo bello. No, ho sbagliato tantissimo. Ma io tantissimo. Ok, è morto, morto, morto. È morto, bastardo, è morto. E non ci dà nulla, ovviamente. Possiamo anche passare da di qua, mi sa. Mi sa. Io non posso andare avanti col fucile, che ho solo 3 colpi. Non posso andare avanti col fucile io. Però si vede un cazzo uguale. Si sale, attenzione. Andiamo nella cabina del capitano. Dove cazzo stiamo andando? Boh, siamo qui in cima. Mamma mia, di... Pensati! Che cazzo... Ah, non c'è nulla, che posso...
Sì, anche perché i tre segreti li abbiamo presi, quindi ci va di molto bene così. Cioè, allora, noi siamo... Perché? Cioè, noi siamo venuti in acqua, cioè, sì, diciamo di sì, in acqua, intervenendo sottomarino di Bartoli, per venire qui in fondo, per poi andare di nuovo sopra, non so che cazzo bisogna fare. Porca miseria, che bordello che è. What? Di là non credo che ci sia niente di importante. Ah, puttana. No, la no. Madonna, meno male che sto cascato. Ma voi dovete vedere che cazzo di rigido per andare ad aprire la porta in basso. La porta in basso che è chiusa a chiave. Dov'era la chiave poi? Che cazzo di chiave sei? Fammi vedere. Chiave della dispensa. Dispensa fuori dalla nave poi. Maledetta dispensa. E lo bisogna andare in basso. Quindi basta. Posso buttarli qua volendo se non vuoi. Oh, ma cazzo proprio. Facciamo così, guarda. Quindi bisogna scendere ora in teoria. Salvo, perché altrimenti se muoio per caduta mi tocca rifare tutto quanto. E bisogna scendere, basta. Perché in teoria è tutto in basso. È tutto in basso. Ora, beccare anche la piscina. Ok. L'unica porta da aprire è quella lì in basso, ragazzi. Che non abbiamo aperto perché non era la chiave giusta nello scorso episodio. Oh, mamma mia, che rigiri, che rigiri, che rigiri, che rigiri per due chiavi, per due fottutissime chiavi poi. Qua. Si è fatto tutto il giro di nuovo a rovescio. Che bello, eh? Vediamo, vediamo. Alla fine non era quella la chiave. No, vabbè, è l'unica porta che abbiamo visto che rimane da aprire con una chiave. È quella, non c'è dubbi. Non c'è proprio dubbi. Non c'è dubbi che tengono. Però c'è uno stronzo laggiù in fondo che col cazzo di lanciafiamme più uno qualcosa, porca puttana, noi abbiamo poca vita. Pistole automatiche, tanto uguale. Non campo che... Ah, uno è morto. E ora bisogna ammazzare quell'altro con lanciafiamme. Dove cazzo è andato? Ma dove vai? Ma dove ti arrampichi? Ma falla finita, dai! Falla finita, che è meglio! Niente! Un cacchio nulla, a posto! Un cavolo nulla, ci ha dato! Neanche questo qua non ci ha dato un cazzo! Bastardo! Bastardo! Allora, chiave della dispensa! No, se mi diceva no, nonna, pigliavo il gioco, lo frullavo, non frullavo nulla perché è digitale, non c'ho la copia, cioè, c'ho la copia fisica originale. Per PS1, per questa musica. Io quello non me lo ricordo. Io non me lo ricordo, sta a fare, cos'è questo? Finito!
E finite raccogliendo il coso, l'oggetto. Bene. Beh, un anno e mezzo, tre segreti, 29 vittime, 1935 munizioni usate. Non so se vengono contate anche le munizioni della pistola, ma penso di sì. Bersaglio 720, 3 rigeneratori utilizzati, 9,12 km percorsi. Bene, allora dopo questo filmato dove appunto ci siamo spiantati, siamo arrivati al, penso sia tipo, penultima ambientazione, a me piace molto. Queste due ultime ambientazioni, diciamo terza ultima ambientazione, a me piacciono veramente veramente un sacco. E siamo nelle montagne innevate, il livello si chiama Pendici Tibetane. Facciamo un salvataggio e andiamo avanti. Oh, allora. Tra l'altro non ho visto nemmeno dove sono i segreti di questo livello perché pensavo che non andavamo a completare così presto il livello del coso. E però se, allora, se sbaglio mi dimentico di prendere un qualcosa. Aquile. Anzi, facciamo così. Salvo qui in un altro spazio, tipo qui. No, salvo. Per sicurezza, ok? Ma se salto tipo così. Beh, oddio, ha funzionato però. Allora, qua vediamo cosa c'è dentro. Io non mi ricordo che cazzo c'è. Oh, merda. Ok, è morto. E boh, forse qua c'è il primo segreto, no? Delle semplici munizioni. Sì, vabbè, qua si poteva. Potevamo andarci a nascondere. Aspetti, potevo anche farlo. Fare una cosa di questo tipo qua, guardate. Si poteva fare, ok? Sì, è meglio, almeno così ci siamo salvati metà salute, dai. Ci siamo salvati metà salute. Bene, a me questa ambientazione mi piaceva molto. Secondo me è proprio un'ambientazione così nelle montagne, tutto quanto innevato, ma anche quella dopo è molto 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 bella. Un pochino meno quello che abbiamo. Che abbiamo, l'ho visto all'ultimo, vaffanculo. Che abbiamo appena superato, appunto, quella della nave. Non so perché non mi piacciono quel tipo di ambientazioni, ma per come era fatta. Niente. Niente. Niente.
diciamo niente. Preferisco altro. Tanto fammi sperare che non c'è nulla, no, ma il primo segreto dovrebbe essere più avanti. Almeno uno dei segreti. Forse è proprio qua, sapete. Io non mi ricordo se qua noi dobbiamo scendere. Allora, no, perché non vedo niente di particolare, quindi qui c'è soltanto da saltare. Da saltare attraverso quella. Se non sbaglio, che cosa? Allora, io non so cosa cavolo c'è in fondo. Potrei anche andarci a vedere, però. Boh, non lo so. Ci sa che c'è qualcosa, però. Buttiamoci un bengala. Ma andiamo per forza qua, eh. Va bene, Lara, va benissimo. Ora mi fai una cortesia, Lara, se non, però non ti dispiace. Mi butti, sprechiamo un bengala così, mi butti un bengala in fondo e vedi che cavolo c'è, eh? Per favore. Cioè, vedi, magari non c'è un cazzo, eh. Allora, salvo, vado a vedere se c'è qualcosa bene, altrimenti. Nulla, cioè. Pazienza. No, praticamente non c'è niente. Bene, 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 bene. E ho avuto il dubbio. E allora possiamo anche andare avanti. Ah, ma non c'è nulla, mi pare. Ah, ok, qua, ecco, qua c'è da vedere il primo segreto. Ciao, Aquila. Entra dentro le caverne. L'Aquila entra direttamente dentro le caverne. Allora, il primo. C'era un altro, è vero, erano due. Queste cazze di Aquila. E qua c'era da prendere il primo segreto che è in basso. Bisogna fare un po' di platforming. Non vorrei sbagliare. Cioè, tipo, bisogna. Ma lì si scivola. Perché uno dice, beh, mi butto in acqua. Sì, però mi sa che c'era il modo per andare di là. Non mi ricordo se bisogna andarci qua dall'alto oppure no. Allora, prova a fare così. C'è andata di lusso. Là c'è la salute. Ah, è vero, là c'erano questi affari che cascavano. Boia. È verissimo. Non c'è altro, bene. Però ci sono quegli affari che ci cascano addosso. Quindi. Qua non c'è nulla, magari mi confondo io. O forse era da un'altra parte. Poi ragazzi, non mi ricordo. Poi vado a vedere perché non mi ricordo assolutamente niente. Che qua ci si può venire. Di qua sì, dimmi di sì. Ottimo. Però c'è la salute L che mi interessava prendere a me. Il problema è che va di qua e cadi. Basso. Beh, comunque io lo vado avanti. Se mi fossi dimenticato di qualcosa, lo vado a registrare e ve lo faccio mostrare prima del prossimo
episodi, come ho già fatto. Allora, io non mi ricordo assolutamente dove sto andando. Sto andando un po' a caso. Sto veramente andando a caso. Non so se la strada è giusta, è sbagliata o altro. Bisogna andare là davvero per andare in alto, a parte gli scherzi, perché là. No, bisogna andare là, ragazzi. No, l'aquila di merda, no. Bastarda. Dove cazzo è sta aquila maledetta? Che palle. Dove cazzo è? Ah, oh, madonna, ragazzi. Oh, mia bastarda. Io no, ecco, non so se devo andare in alto là perché c'è roba, ma non credo. Io me ne sbatto e vado là dove c'è l'acqua. E allora, le cazzo sei? Vaffanculo. Vai, stai. No, merda. Per quella cazzo di aquila di merda. Porca miseria, cavolo, si sale. Che palle. Ma dove si sale ora? Cazzo. Se non ci voleva. Non mi dico che devo ricaricare di nuovo un punto, non c'è modo per salire di qui. Ma forse qua. No, manco più il cazzo. Ah, di qua. Ecco qua, serviva questo. Grazie gioco, grazie. Affanculo. Ecco qua, serviva sta scala qua, per tornare su. Porca puttana. E vabbè, dai, giù. Pazienza. Pazienza veramente. Io spero che si può tornare indietro. Io spero solo che si possa tornare indietro. No. Se proviamo a fare la follia saltando di là, andandoci ad ammazzare i mezzi, che dite? Può funzionare secondo voi? Boh, ci provo. Sì! Cazzo, funzionava davvero! Vai! Allora, poi qua? No. Però qui si può andare. No. E ragazzi, io non mi ricordo più dove devo andare. Ah, qua? Secondo me bisogna andare di qua, guardate. Ah, bisogna andare secondo me qua. Ok. Ok. Si va di qua e poi si sale normalmente. E io ora il segreto qua. Non mi ricordo se c'era, sapete? Ma mi pare di no. Mi pare di no. Ora abbiamo dei nemici. Due nemici che ci vogliono far fuori. Quello è andato e sparito. Io sparo a quest'altro. Tanto quello dovrebbe essere morto da poco. È bello resistente però, Ah no, segreto è là in fondo, là dove c'è quella grata. Guardate. Sì, questo me lo ricordo. Uno dovrebbe essere qua, che è quello di base. Che è il qua. Ah no, pensavo che era dietro. Uno ce l'abbiamo e va bene così. Oh, poi.
Ok, un po' di salute, meno male, almeno quello, cazzo. Ce la date, la motoslitta la possiamo usare. La dobbiamo usare. E la dobbiamo usare. E la dobbiamo usare. Mi sa che si può andare qua sul tetto. Se non dico una cazzata. Non credo che ci sia niente qua sul tetto. No, infatti. Allora, qua mi ricordo che qua bisogna andarci per continuare il livello, però adesso noi dobbiamo prendere questa motoslitta e andare di là. Com'è che si guida? Dai, questa musichetta! Sì, è abbastanza facile guidarla, insomma. Però ciao, lasciate qualcosa. Ha lasciato qualcosa. Oh, i proiettili del fucile. Che miracolo, ci danno i proiettili del fucile, madonna. Anche poi non possiamo più tornare indietro, è vero. La musica molto da discoteca, molto. Io però non mi ricordo se c'era qualcuno, c'era sicuramente. Là non mi dire dov'era. Allora, noi, se non sbaglio, bisogna fare un po' di rigiro e andare là con la motoslitta. Per fare un bel giro, però prima volevo vedere com'era l'ambientazione, poi vediamo cosa c'è da raccogliere e poi finiamo con l'episodio, però. Strano, pensavo che c'erano dei nemici qua. Oh, vabbè. Qui bisogna venirci con la motoslitta per andare di là. Vedete, bisogna, se non ricordo male, bisognava continuare con là, però bisognava spostare quei due massi. Sì, dai, bisogna per forza usare la motoslitta. Ci proviamo, eh. Ci proviamo, se ci riesce bene, se no pace, si rifà poi un'altra volta. Oh, un po' di silenzio. Senza la musica, meno male. Vediamo, eh. Ok, fin qua. Ci siamo. Bisogna andare di qua. Piano Lara, mi raccomando. Non così, no, ma c'è la moda per andare più veloce, questa, non vorrei dire una cazzata. Ok, girati. Ok, praticamente premendo la X noi possiamo accelerare un po' di più con la motoslitta, quindi andare un pelino più veloci. Però quei blocchi, allora, secondo me quei blocchi. Anzi, perché sto salvando? Fermi, fermi tutti, fermi tutti. Allora,
Allora, con questa bellissima esplosione della motoslitta, che poi alla fine non è nemmeno esplosa, direi sì, di chiudere qui la puntata. Ok, bene, ci siamo lasciati qua. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche, e noi ci vediamo al prossimo episodio di Tomb Raider 2. Ciao!